E anche oggi parliamo della protesta degli agricoltori che, come vedete, è su tutte le televisioni d'Europa. Perché mi pare che il problema non sia solo nostro, siciliano, di Ragusa, di Sciacca, ma il problema è ben più grande. Con noi c'è Marcello Guastella che si è sempre occupato di proteste. Tu sei uno che protesta, no? Oggi c'è con questo comitato che riguarda, c'è con la Sicilia alza la voce. In qualche modo, Marcello, andate a farmi ricordare il passato. Io so che voi il passato ci è passato, non se ne parla più, no? Sì. Però voi venite dai forconi. Sì. Quella protesta che era arrivata a un certo punto, oggi cos'ha di quella protesta? Ma io dico c'è molto di quella protesta, c'è tanto, ha lasciato tantissimo, ha anche per certi aspetti precorso i tempi. Aveva già accolto, preso Quella qualche accenno da quella che era. preoccupazione che Sì, c'era, no? sicuramente, sicuramente. Oggi, ripeto, io penso che ci sia da porsi nel guardare questa protesta che è in atto, bisogna, a mio parere, guardarla con un approccio diverso. E io le risponderei, direttore, con una domanda. Lei si ricorda di una protesta così trasversale che parta dal nord Europa e arriva al sud In Europa? verità no, forse quando ci fu il prezzo della benzina, del Non gasolio o lo qualcosa. so, io ripeto, la novità sta qui, la chiave di lettura di tutta questa situazione, di questo evento che è in atto, a mio parere va qui. È che è globale, cioè È diciamo globale, certo. europeo, europeo. Non è semplice, praticamente a mio parere incide su quella che è la situazione europea in cui viene prospettato un modello economico che sicuramente non è accettato. Allora, andiamo per ordine, perché i nostri telespettatori, i nostri, quelli lì, alla fine di agricoltura sanno solo quello che si mangia, no? Perché giustamente loro sanno. Io oggi sono andato a Sì, comprare le zucchine senza e dubbio, sì. costano 3 euro. Ecco, perfettamente, sì. Cazzarola, 3 euro le Il problema zucchine. è quanto vengono pagate al Quanto vengono produttore, sì. pagate al povero produttore, Ecco, no? questo è un Ecco. problema atavico che già è. Direttore, mi scusi, i forconi. L'avevamo posto. L'avevamo capito Sì, allora. Però sì, sì. Il controllo della filiera Però non c'è. sta attento al filo, Sì, solo sì. questo, perché col filo del microfono Sì. te lo puoi Tengo. tirare e poi finisce male. Però i forconi poi alla fine ne hanno bloccati. Vabbè, lei capisce meglio di me che gestire la protesta e gestire dei movimenti che non hanno struttura, non riescono a strutturarsi, perché è difficile strutturarsi, lei capisce meglio di me che non è facile. Purtroppo non è facile. Anche perché il competitor, che in questo caso è il sistema, non ti lascia molti spazi Certo, di è crescere. forte, c'ha i soldi e Stiamo quindi attenti. Quindi ora io non riesce. voglio dare nessun alibi, assolutamente, non è qui. Ribadisco, io ne ho fatto parte. Ne ho condiviso i momenti, i tempi. Io penso che si sia cambiato, ci siamo cambiati d'abito, ma siamo sempre quelli, penso. Allora, però dice le colpe, di chi sono queste colpe? Io ieri ho intervistato un giovane che dice noi non abbiamo futuro, non abbiamo speranza Sì, perché sì. i costi ci hanno detto di comprare il trattore e poi non ci hanno dato gli aiuti, viene il maltempo e non ci danno gli aiuti, la grande distribuzione. Ora, questo fatto della grande distribuzione c'entra davvero o no? Ma fuori dubbio, direttore, è semplice. Io faccio due paralleli. Il piccolo artigiano, il piccolo commerciante, il piccolo produttore, purtroppo non riesce a riversare l'aumento delle spese, dei costi, dell'aumento Certo. delle spese sul consumatore. La grande distribuzione sì. Sì. Veda, noi artigiani, io sono allo stesso tempo artigiano e produttore. Noi artigiani, noi produttori, col cliente abbiamo un rapporto Certo. diretto. La grande distribuzione gestisce attività spersonalizzate, ha una capacità contrattuale nettamente Anche diversa. perché io se vado da lui e non mi piace il suo prezzo, me ne vado. Ma Là invece no, non no, so ma questa ci dia, ma possibilità. ci dialoga con me. Questo è anche vero. Allora dice, Il piccolo facevo. commerciante recepisce, fa proprie le petulanze del cliente, le difficoltà della famiglia, l'artigiano la stessa cosa. Quindi ecco, è questa la differenza. La grande distribuzione no. Poi è importante l'ultimo passaggio, direttore.
Si ricorda la Meloni cosa ha fatto? Ha lottato, ha cercato di lottare l'inflazione facendolo gravare sulle piccole imprese e non è riuscita a farla gravare sugli istituti bancari, si ricorda? Certo, quello. Si ricorda quindi, quando tanto tentò... guadagnano e più vogliono guadagnare. Ecco, è qui, la propagandista è tutta qui. Qui c'è, Presidente, sicuramente faremo un passo nodale qui a Ragusa in questa protesta, a parte il fatto io non sono presente ma si sta discutendo i futuri passi, però c'è una cosa nodale, sicuramente faremo un passo nei prossimi giorni in cui ci avvicineremo ancora di più alla città, ci cercheremo di... Cioè entrerete in città, sì, la dobbiamo... conquista, la marcia dei trattori, siamo per ora relegati al Campo Boario da soli, da fuori. È un bel punto perché è il punto degli agricoltori, senza dubbio, però noi tendiamo a... farvi vedere. Sì, a contaminarci, perché le famiglie, questo è un problema per delle famiglie, è un problema degli artigiani, dei commercianti. Io sono un artigiano, ho messo la presa 16 ampere l'anno scorso, mi hanno detto il Comitato Europeo, non va bene, deve essere 21 ampere. Cioè, guardi, la Comunità Europea, nelle stanze ovattate, sono talmente distanti dai problemi della gente. E poi la battuta che abbiamo fatto l'altro giorno, è arrivato questo decreto, questa indicazione della Comunità Europea per l'utilizzo dei grilli, locuste, cose del genere. Ma queste cose sembrano in continuità proprio alla follia. Cioè questo praticamente sarà possibile, lo dico per i telespettatori, che voi girate un pacchetto e a patto che sappiate leggere l'etichetta, perché lì c'è scritto perché lì c'è un problema, perché lo scrivono in latino un po' strano, allora questi sono grilli tritati che li mettono nella farina, locuste tritate, la larva della farina, quella che quando uno lasciava la farina e poi ci trovava senza dubbio, però loro dicevano buono, mangia carne, tutte queste cose, ma perché? Perché non abbiamo più farina, non ho capito. Secondo voi? Ma infatti sembra strano la tempistica, no? Tutto questo, no? Il decreto della transizione ecologica, no? Che di fatto prende le aziende, le colpevolizza, le mette all'angolo. Perché siete voi che inquinate. Le considera ad altissimo impatto ambientale. Sì. D'accordo. Ora ci mettiamo direttore, il tappo nel culo della mucca. Mi diano l'alternativa. Sa cosa fanno? Tagliano i sussidi. Ma non è solo la zootecnia. Sì. Parliamo dell'orticoltura, parliamo di tutti gli altri rami dell'agricoltura. Perché la speranza potrebbe essere bloccare gli allevatori e fare la carne sintetica. Va di pensare a questo, avete già in progetto di sostituirci. Certo. Però guardi che l'agricoltore ha un grandissimo merito di rassodare le campagne, gli incendi e quant'altro. Lo facciamo da 4.000 anni e ora dobbiamo inventare la carne sintetica. Io ribadisco, pensiamo al modello economico. Però, senti Marcello, io mi preoccupo, sapete di che cosa? Del fatto che ora facciamo un po' di casino Lo so. E poi dopo un po', siccome chi andranno a tornare a casa a travagliare, i piccerini che hanno già le case, tutte queste cose, e questa cosa finisce. Come si può, perché il comitato, la Sicilia alza la voce, a me sembra, il sindaco ieri ha detto me la sposo io questa cosa, ma come si può fare davvero a farla diventare una cosa scritta? Ci bisogna pigliare la Meloni e farla venire qua, i deputati del governo, insomma qualcosa bisognerà farla, perché la mia paura è che poi dopo che si parla 3-4 giorni, 5 giorni, poi finisce. Come fate? Sì, ha ragione. Ha ragione ed è il problema che purtroppo vediamo e intravediamo. Io dico sempre una cosa però, c'è una novità, e la novità è quella che l'ho detto poc'anzi. Che sono tutti. Io le ripeto ciò che io le ho detto, le rispondo con una domanda. A sua memoria ricorda una protesta così trasversale? D'accordo. Ma chi lo doveva immaginare che io dovevo protestare assieme ai tedeschi? Certo. Ma chi ce l'avrebbe mai dovuto dire? Certo. Quindi dice speriamo che il fatto che sia così ampia questa protesta sia ben oltre gli agricoltori di Ragusa e che quindi
diventi un fatto. Certo, se quelli fanno un po' di sciopero e dicono ora non vi mandiamo più niente, il guaio sai qual è? Che troviamo la zucchina in Marocco, che troviamo il carciofo in Egitto, che troviamo il pomodoro nell'Indonesia. Questo è non è di facile. E forse vogliono questo. Non è di facile lettura la cosa, questo è vero. Certo. Però io sempre dico una cosa, direttore, è un evento epocale. È un evento epocale. In ogni caso, cioè, ribadisco, bisogna esserci. Certo. Non può essere lasciata così, a come viene, la pigliamo. Io, direttore, le rispondo, le lascio questo messaggio. Un messaggio, che è sempre quello che, a mio parere, ha più avuto presa. I nostri padri, con tre vacche, fecero tre case. Ne altre, con 300 vacche, ne stiamo venendo in tre case dei nostri padri. Ma è bellissimo. Questa è bellissima. I nostri padri con tre vacche sono riusciti a costruirsi tre case. Una bella, con 300 vacche, una bambina di stiamo venendo in casa, cioè questo è una cosa no, che è va, incredibile, guarda, va un pochettino al sentito, di là del... Ma è bellissimo. Perfetto, io questo qua... È una cosa semplicissima, però veda, sa quale c'è? Me lo disse un agricoltore. Guardi che l'agricoltore è scarpe grosse e cervello fino. Sempre stato così. Quindi, ora io non lo so... Va. Ripeto, siamo qua, noi siamo lì. Vabbè, non... allora questo detto che ci ha detto il nostro Marcello Guastella di questo comitato La Sicilia Alza la Voce è dirompente, cioè dimostra come una volta con lavorando, con poco si poteva fare tanto, ora c'hai tanto ma non riesci neanche a mantenere la propria famiglia. Questo è veramente un dramma. Sì, allora, come era l'appello, io mi metto completamente a disposizione, la mia emittente che arriva fino a Palermo, se ci vanno a dire male parole a quelli del governo, ci diciamo, io non mi preoccupo, sono con voi. Grazie Marcello Guastella, vuoi dire l'ultima cosa? Tutta sì, l'ultima cosa, sì. Andremo sicuramente in città. Stiamo in città. Ma non ve la pigliate a male, dice Ragusa. Ecco, perfettamente. No, no, è importante. Questa non è la protesta degli agricoltori, questa è la protesta delle famiglie. Perché vede al sud, direttore, lei quando parla di impresa parla di famiglia. Quando parliamo di famiglia al sud parliamo di impresa. A Ragusa, quando parliamo di impresa parliamo di famiglia. Quando parliamo di famiglia parliamo di impresa. Quindi non è questione... necessario condividerla. Sì, no, non è la grande azienda quella che c'ha... che fa l'acciaio, questi sono quelli che facciamo i zucchine. Grazie Marcello Guastella, andiamo avanti con il telegiornale.